È importante che fin dalla più tenera età si impari a risparmiare a livello energetico e a capire quale possa essere il ruolo fondamentale di una centrale a recupero totale come quella di San Zeno. Il concetto di zero spreco, da sempre portato avanti da AISA, oggi si integra con quello dell'arte, del riciclo, ma anche dell'inclusione. Cerchiamo di capire allora come. Alcuni comportamenti virtuosi si imparano, prima si imparano e meglio è. L'importanza poi dei ragazzi in casa è fondamentale, sono loro spesso che dettano determinati comportamenti o che ricordano ai genitori come ci si deve comportare. Ridurre il consumo alimentare, ma soprattutto oggi ridurre il consumo energetico. Quindi ridurre il consumo energetico come? Con il comportamento di tutti i giorni? Dove? In cucina. Allora ci dica un po' questo decalogo del risparmio energetico in cucina. È vera la storia della pasta che la dobbiamo buttare prima che l'acqua bolla? Diciamo di sì, questo diciamo che è un qualche cosa che i nostri amici chef ci denigreranno subito, però dal punto di vista energetico è corretto, ma noi abbiamo anche un sacco di idee diverse per poter riuscire a risparmiare sempre cuocendo addirittura con meno energia della pasta chiusa con il coperchio. Che consigli possiamo dare? Allora, per esempio utilizzare il microonde oppure infornare e cucinare dentro la lavastoviglie che a pieno carico può essere utilizzata benissimo come un elettrodomestico per cucinare. Incredibile ma vero. Cucina a vapore in quel caso? Cucina a bassa temperatura, esatto, quindi zero spreco e anche da un punto di vista della conservazione è ottima perché poi addirittura porta anche al sottovuoto. Ai bambini invece che cosa si racconta, che cosa si insegna? Si racconta che non devono sprecare perché in quello che noi sprechiamo spesso e volentieri ci sono le cose più preziose, ad esempio le bucce ricche di vitamine e loro mangiando di tutto e soprattutto anche il pane che può essere tostato possono riuscire a trovare energia, entusiasmo e fantasia da applicare in cucina per non sprecare.